Radio Radicale, abbiamo in collegamento telefonico Fabiano Amati, consigliere regionale del Partito Democratico in Puglia, e intanto lo salutiamo e ben trovato sulle frequenze di Radio Radicale. Grazie, grazie a voi, bentrovati. Fabiano Amati, che gli ascoltatori di Radio Radicale se lo ricorderanno o se non se lo ricordano, vicino al Partito Radicale, ha seguito anche il referendum, lei tra l'altro anche con un comitato per il sì al referendum sulla giustizia. Ma abbiamo contattato Amati per un'altra questione. Oggi se ne parla su tutti i quotidiani. E c'è stata l'altra sera la direzione tanto attesa del suo partito per il nodo delle candidature e diciamo che Fabiano Amati non è assolutamente contento, per usare un eufemismo, non è in accordo con le scelte che il suo partito, la segreteria Letta, ha compiuto proprio per le candidature in Puglia. Perché? Ma io penso che le liste PD in Puglia siano invotabili, perché sono state composte sulla base di raccomandazioni, e in questo la legge elettorale è una grande istigazione, meschinità, bassezze, ossequie ai capetti di turno, misoginia e soggezione ai metodi nepotisti e torbidi di Michele Emiliano, che peraltro non è iscritto al Partito Democratico. Insomma, è un miscuglio di cose che peraltro non è una mera opinione, sono dei fatti. Tenga conto che il Presidente Emiliano ha imposto il suo capo di Sì. gabinetto come capolista Sì. nelle liste del Partito Democratico. Ora non voglio scomodare la nota vicenda di Caligola, però è molto evocativa. E quindi io mi chiedo, ma come si può votare una lista così? E non si può nemmeno dire, perché guardi, quello è paganesimo applicato alla politica, quello che vale il simbolo, perché poi in realtà quello che vale sono le persone che si raccolgono attorno ai simboli, perché sa, dire quello che vale il simbolo è una sorta di idolatria, è come trasformare un blocco di marmo in Zeus e onorarlo ogni giorno, ma rimane sempre un blocco di marmo. Se non ci sono le persone, che senso hanno i simboli? Quindi le persone messe in lista sono state messe in lista con queste caratteristiche. E mi sembra che la lista del PD in Puglia sia invotabile. A questo si aggiunga che ci sono sei capolista, tutti quanti maschi. Tenga conto che io non sono un radicale della parità di genere, perché penso che il merito Certo, sì. sia superiore ad ogni cosa, e penso anche che spesso la questione della parità di genere viene strumentalizzata dai maschi. Però se ci sono le regole che all'interno di uno statuto che dicono che c'è bisogno dell'alternanza tra uomo e donna, è alquanto stupefacente ritrovarsi invece con liste dove questa alternanza non c'è, per cui le donne sono ostriche imperiali quando il conto lo devono pagare gli altri, invece diventano cozze patelle quando il conto lo devono pagare loro. Ed è una gravissima strumentalizzazione. E qua siamo alla misoginia. Però le meschinità e le bassezze, mi può fare un esempio? O le chiedo troppo? Tra No, no. l'altro, le devo chiedere un'altra domanda perché ci sono due, sicuramente Michele Emiliano l'abbiamo nominato, ma c'è un altro esponente molto influente che è Francesco Boccia. Eh sì, per esempio, è una meschinità essere commissario in Puglia e in Campania e quindi risolvere i problemi magari campani importando in Puglia una candidata, così per darle la possibilità, una duplice possibilità di elezione. E questo è accaduto e questa mi pare una meschinità. Mi paiono delle bassezze,
quando si compongono le liste, dicendo che questi sono, vanno bene perché sono miei o nostri adulatori, e gli altri non vanno bene perché mantengono la testa sulle spalle e quindi hanno un minimo di razionalità e quindi sono fuori. Mi sembrano colpi bassi quando ci si allea in modo trasversale per poter dire ai danni del PD che esperienze di potere, tipo le liste civiche, debbono avere dei posti all'interno delle liste del PD, quando in realtà questa è una mera dinamica di potere che porta soltanto alla candidatura del capo di gabinetto del presidente della giunta regionale. Tenga conto che nello statuto del PD è scritto che le cariche devono essere contendibili, un principio liberale e inaudiano, cioè mettere gli uomini in contrasto tra loro, così finiranno per fare del bene al paese e a se stessi. È un bellissimo concetto. E ma dov'è la contendibilità? Quando si è aperta la contendibilità su queste cariche? Mai, anzi, è la segretezza, che nessuno deve sapere nulla di quali sono le manovre che stanno a presidio della composizione delle liste elettorali. E questo ovviamente è istigato da una legge elettorale che è indecente, una grande vergogna, perché toglie la possibilità ai cittadini di decidere, diciamocelo con estrema chiarezza. Questo è un grande problema italiano, per cui prima si danno i posti sicuri agli amici propri, ai propri adulatori, poi si danno i posti sicuri a quelli degli altri partiti più o meno vicini che autonomamente non piglierebbero un seggio, okay? Poi alla società civile, dove la patente della società civile buona o meno buona è rilasciata sulla base di percezioni sempre all'interno di questo microcosmo. Poi magari alle cose che ci si inventa, che possono essere le agorà o qualcosa del genere. Poi vengono, se c'è ancora spazio, le organizzazioni territoriali, poi i voti e le persone che capiscono qualcosa. E infine gli elettori. Ecco, guardi, è una dinamica completamente invertita, perché in un mondo normale ci sarebbe prima gli elettori, poi quelli che hanno i voti e capiscono qualcosa, e poi scendendo a tutti gli altri. Quindi è proprio invertito il paradigma della democrazia. Senta, io prima avevo citato, no, lo voglio dire perché non ho visto che poi è rimasto nominato così Francesco Boccia, in quanto so che anche lui è un esponente, insomma, in Puglia molto importante del Partito Democratico, ecco, e quindi era per chiederle se la sua questa sua forte, cioè, voglio dire, se è stato un lavoro solo di Michele Emiliano o comunque di esponenti importanti del PD, ecco, in Puglia. Questo le chiedevo. Ma il PD pugliese ha una grande soggezione, i dirigenti, quelli di vertice del PD pugliese, hanno una grande soggezione nei confronti di Michele Emiliano, compreso Francesco Boccia. È un uomo, Michele Emiliano, molto ingombrante, diciamo, con la sua storia politica, e non fa nulla, giustamente dalla sua prospettiva, per non imporre, non mettere in soggezione tutti gli altri. Il problema è chi si fa assoggettare, questo è il problema. Certo, certo. Non è, guardi, io vengo sempre, come dire, tenuto a bada, nonostante... perché vengo tenuto a bada? Ma perché io non ho nemici, e perché preferisco che ci sia un dibattito vivace, vero, senza soggezione, peraltro sugli argomenti di merito. Lei deve pensare che io ho proposto una proposta di legge sul fine vita in Puglia, quindi il PD è il partito dei diritti, ok? Così è stato detto. Peraltro la legge sul fine vita dice
perché semplicemente dobbiamo eseguire la sentenza della Corte Costituzionale. Siamo stati la prima regione a farlo, a presentare questa proposta di legge, poi altre regioni ci hanno imitato. È stata esaminata dalla Commissione, approvata, non va in aula perché il Presidente Emiliano ha detto che è un argomento divisivo. Cioè, è una cosa da pazzi, oppure è stato detto perché dobbiamo andare in vacanza, o perché ci sono le elezioni. Ma che argomento divisivo è l'esecuzione di una sentenza della Corte Costituzionale che equivale all'esecuzione di una legge? E su questo il PD dovrebbe dire, visto che il segretario Letta ha dichiarato siamo il partito dei diritti, magari ogni tanto se ci ricordassimo anche dei doveri, probabilmente non staremmo soccombendo nei confronti del centrodestra di Fratelli d'Italia, ma questa è un'altra questione. Diciamo che siamo il partito dei diritti e poi dove possiamo farlo non approviamo la legge sul fine vita, alla faccia delle persone che stanno soffrendo e hanno una condizione di malattia terminale. Ecco, il partito che è in soggezione è un partito che è in soggezione, è un partito che anche sugli argomenti di merito non sa dire ad Emiliano ma cosa fai? Noi vogliamo andare in aula, e questo per questa proposta di legge, e questo lei lo ritrova sempre, è un leitmotiv della storia del PD pugliese, ma lo sanno tutti, lo sa anche il segretario nazionale, lo sanno tutti i dirigenti, certo, immagino. Ma nessuno fa nulla, c'è un silenzio assordante, nessuno fa nulla, tutti pensano che tanto prima o poi le cose cambieranno, ma i cimiteri della politica sono pieni di lapidi dove è scritto attesero invano che prima o poi qualcosa cambiasse. Mi faccia l'esempio di un metodo torbido di Michele Emiliano. Ma il fatto, per esempio, di mettere di chiedere il suo capo di gabinetto, contrabbandando l'idea che ha delle liste civiche che hanno un potenziale elettorale da fare spavento, e quindi dividere tutte le altre persone per poter, o gli altri aspiranti per poter raggiungere questo risultato, è obiettivamente un metodo torbido. È obiettivamente, perché non è un metodo alla luce del sole. Il metodo alla luce del sole prevede la contendibilità. Il contrario della luce del sole, delle azioni illuminate, sono le azioni torbide. E peraltro lui in questa torbidezza, come dire, ci pare essere a suo agio, ma il problema anche lì è chi lo consente. Certamente, però evidentemente se fa così tanta soggezione anche a diversi esponenti è perché ci il saranno potere. Delle ragioni, al di là della soggezione, bravo, esatto. Il potere, la dinamica del potere. La spartizione del potere, esatto. E guardi, io sto facendo una battaglia contro un'agenzia, l'ANPAL, agenzia regionale, lì è diretta da una persona che assume sostanzialmente, ma ci sono stati vari articoli, inchieste giornalistiche, documentazione, dove sono stati assunti per coincidenza persone che poi, o parenti di persone che poi alla fine sono transitate nel movimento politico di chi dirige questa agenzia. E quindi c'è questo reclutare personale politico non sulla base delle idee, ma sulla base di questa milizia che possa essere funzionale a consolidare un sistema di potere che poi si tramuta in un sistema elettorale. Ora, questo mi sembra molto torbido, mi scusi, a me sembra molto molto torbido. Non si può fare così. Si può costituire un'agenzia, una società, e ce ne sono tantissime in Puglia, per poter poi iscrivere nel proprio gruppo di potere colui il quale poi viene attinto dalla nomina nella postazione di vertice di quell'agenzia, di quella società. Sì, questo sì. Mi sembra molto torbido, perché guardi, e questo magari ti può servire a vincere le elezioni amministrative, ma poi puntualmente quando vai alle elezioni politiche dove conta il voto di opinione, la Puglia è una delle peggiori regioni come quoziente elettorale in favore del centro-sinistra. Ma perché non ci sono idee? Perché non ci sono idee? I voti si prendono sulla base delle idee, non sulla base di questo accomodamento di potere che avviene ovviamente nei modi che le ho descritto, e
che in buona sostanza è la ragione per cui Emiliano determina una condizione di soggezione o di assoggettamento degli altri rispetto alla sua volontà. Certo, di contro, non voglio fare l'avvocato del diavolo, perché quello di cui lei ha parlato, questo torbido che ha descritto, io lo trovo un po' un sistema paese, perché dove lei guarda, purtroppo, no? Spesso, sicuramente, nei non credo, insomma, però è un'opinione del tutto personale, che la meritocrazia sia molto presa in considerazione quando si fanno le liste. Di contro abbiamo però quest'anno, come lei sa, il Rosatellum, che comunque è una legge elettorale che il Partito Democratico avrebbe potuto cambiare in questi anni di legislatura, certo non da solo, però visto che se ne lamentano tutti, e il taglio dei parlamentari. Quindi credo che questo abbia complicato il tutto e forse reso più evidente certi meccanismi di formazione delle liste. Ma detto questo, lei ha detto che farà una campagna elettorale di verità. Facendo una campagna elettorale di verità, con quello che lei mi ha detto, dubito che io, se l'ascoltassi in un comizio, in una cosa, certo non voterei il Partito Democratico. Ma guardi, io lo sto facendo anche adesso con lei la campagna elettorale, certo, di verità. Certo. Ho già cominciato. Sto raccontando ai cittadini questo, perché qualcuno poi, ho previsto che qualcuno mi possa dire: ah, ma tu sei contro la ditta. Lei c'è presente? Certo. Questa espressione equivoca. Perché se la ditta non produce prodotti che stanno sul mercato, sono graditi dai consumatori, ma che razza di ditta è? Ok? Allora, gliel'ho detto all'inizio. Dire che tu violi la ditta è paganesimo, è, come dire, l'idea del partito Stato, che è una vecchia idea di partito, ormai abbondantemente superata, per fortuna. I partiti sono fondati sugli uomini, quindi sono gli uomini che devono interpretare le politiche. Io poi so bene che magari questo ragionamento può riguardare anche altre regioni, ma io applico il proverbio persiano: spazza dinanzi alla tua casa, contribuirai a tenere pulita la città. Certo. Ho una responsabilità in Puglia. Poi so altrettanto bene che le riforme portano difficoltà, come per esempio la riduzione dei parlamentari, che secondo me è sacrosanta, porta dei problemi. Ma come si risponde ai problemi di selezione rispetto alla penuria o alla scarsità di posti? Con la contendibilità. Si promuovono meccanismi di contendibilità. E siccome questo non è stato, per tutte le ragioni che abbiamo ampiamente descritto, io oggi non posso tacere, perché guarda, se cominciassi a parlare il 26 sarebbe semplicemente una resa dei conti, una resa dei conti tutta interna, peraltro anche con minore possibilità di avere l'attenzione dei mezzi di informazione. Per esempio, se io cominciassi il 26 è molto probabile che io e lei non parleremmo di questo argomento, per una serie di motivi anche comprensibilissimi. Invece è questo il momento in cui dirlo, e non vale a nulla dire: ah, ma voi fate vincere la destra. Che poi, tra l'altro, è un concetto pazzesco. Ma che significa? Cioè, indicare un nemico e poi, sulla base di quel nemico indicato, organizzare la propria campagna elettorale. Se vince la destra è perché noi non abbiamo un prodotto politico elettorale in grado di battere le opinioni della destra. E quindi torniamo al problema tutto autoreferenziale di questo partito che fa le liste così e che non sa invece esprimere parole forti su argomenti che riguardano la maggioranza delle persone. E invece, certo, esprime parole forti soltanto sugli argomenti che riguardano le minoranze, o peggio ancora le celebrity. Cioè, il Partito Democratico è un partito che ha una dimensione programmatica fondata sulle questioni attinenti alle minoranze, cose buone e giuste, si figuri, io sono un libertario, ci mancherebbe altro, oppure le celebrity, senza tener conto che c'è un paese, una parte imponente del paese, che ha bisogno di altre risposte. Certo. Ecco perché vince la destra, mica perché vince chi va a votare la destra perché sta pensando a Mussolini.
Cioè, io non conosco elettori di destra che mi giustificano la loro presenza. No, senz'altro, perché, senz'altro, perché c'è sì, Mussolini, condivido, sì. Quindi questa è la questione, che sono tutti fatti che si ricollegano e non posso tacere. Detto questo, io il 26 di settembre la segreteria Letta non la vedo benissimo. Che Letta, dice? Ma guardi, Letta è una brava persona, io lo stimo, per esempio tenga conto che sulla questione della politica estera nell'ultimo anno, in particolare del conflitto di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, ha tenuto una condotta, diciamo che mi verrebbe di dire una condotta atlantista alla Nino Andreatta, lì si è visto il suo maestro, quindi di fronte a tutto questo io anche sedotto sempre dalle idee di Nino Andreatta, anche se ero molto piccolo quando egli operava, tanto di cappello, ma lì abbiamo tenuto una posizione meravigliosa, rigorosa, con questo anche il governo Draghi, devo dire. Quindi Letta è una persona, ma ha avuto assunto, ripeto, questa posizione, è una posizione ineccepibile, però la gestione del partito, segnalo questi problemi, per cui il mio grande timore è quello che è che noi, facendo il partito così, poi non siamo in grado di governare nelle istituzioni, perché siamo minoranza, non siamo in grado di governare nelle istituzioni processi importantissimi, soprattutto di politica estera, in un mondo in cui la politica estera è la dimensione più locale, più interna che ci sia, perché è nella politica estera che c'è la dimensione più interna. Ecco perché mi spaventa un PD che non fa le cose, selezionando anche la sua classe dirigente, in modo funzionale a questo paradigma di novità che è il mondo, certo, è il mondo moderno. Certo. Ecco perché devo denunciare, non posso tacere, anche perché la vita è breve. Se dovessi tacere, poi a un certo punto della mia vita direi, sarei pieno di rammarichi, di rimpianti, di rimorsi. Torniamo dunque a il Partito Democratico fa schifo, è pieno di correnti ingestibili. Zingaretti. Ma guardi, anche qui gli uomini si organizzano sempre in correnti, anche nella vostra meravigliosa emittente radiofonica. Ci saranno su X operatori, due che fanno corrente, altri due contro. Normale, gli uomini si organizzano così. Quindi, ma le correnti sono potere. Sì, ma anche la divisione in famiglia, è una divisione tra i figli, sono divisioni di potere, sono sempre questioni di spazio. Ora non mi faccia evocare Carl Schmitt, il nomos e la terra, però diciamo è stato descritto lì perfettamente. È tutta una dimensione di potere, è sempre tutto riconducibile al potere, la vita che è riconducibile al potere. Quindi non c'è nessun problema. Qual è l'elemento che rende meno vizioso il ricorso degli uomini al potere? La contendibilità, la contesa. Quindi, quando non vi è la contendibilità e la contesa... Questo è chiarissimo, lei l'ha ripetuto più volte. Ciò nonostante, voglio dire, sembra, almeno anche da quello che si legge, una spartizione tra le varie correnti del Partito Democratico. Insomma, diciamo, non un cambiamento epocale, anzi, non un'equazione a ripetere. Ma le stavo dicendo, appunto, se non c'è la contendibilità, l'uomo è portato a dividersi tra clan, tra campamenti, tutto quello che si può dividere, ok? Certo. E naturalmente accaparrando per sé. È natura umana, adesso non è che lo devo spiegare io, peraltro non sono un antropologo, è natura umana, ecco perché c'è bisogno sempre di assumere delle regole anche contro il proprio interesse, che eviti che ci sia questa battaglia di potere. Quindi è vero che ciò accade, ci mancherebbe, è vero, ma accade ovunque, accade anche nella coalizione del centrodestra. Certo. Diciamo, non si vede perché hanno processi diversi di selezione, lì dicono qui la democrazia non c'è. Ecco, punto. E quindi decidono, che ne so, c'è Berlusconi che decide mentre accarezza la mano della sua compagna, hanno delle altre modalità, ognuno ha le sue modalità e io non pongo problemi.
però anche altrove accade questo. Però se sei un partito democratico e coerente con tutte le robe che dici e che scrivi negli statuti, se non ci metti la contendibilità accade esattamente quello, una grande spartizione di potere con gli uomini che accaparrano. Certo. E quindi scelgono le persone sulla base di chi è in grado di adulare e non sulla base di chi è in grado di collaborare. Se si applicasse la regola dell'impresa, dove la regola dell'impresa è: a me non serve chi mi adula, mi serve chi mi è in grado di costruirmi il prodotto che poi il consumatore acquista, ecco che è contendibilità, sia pur sul mercato dei consumi, è chiaro che diventa tutta un'altra cosa. Quindi dire, come dice Zingaretti, ah ma che schifo questa roba qui, ma io direi innanzitutto che anche lo stesso Zingaretti è stato selezionato in questa competizione elettorale, con tutti i meriti che ovviamente ha, però è stato selezionato con questa modalità. Certo. Quindi quando si dice ah ma che schifo, però poi bisogna indicare qual è il correttivo a questo schifo. Senta, lei in ultimo le chiedo, fa un appello ai sindaci, a altri consiglieri regionali e comunali affinché appunto si uniscono in questa battaglia. Sì, faccio appello a loro perché i sindaci vengono eletti dai cittadini, cioè i cittadini scrivono il sindaco, i consiglieri comunali uguali perché scrivono che è il consigliere, i consiglieri regionali uguali, che sono quelli immersi nella contendibilità e nella contesa, e quindi sono quelli che si ricordano sempre chi li ha mandati, perché per poter tornare si devono ricordare chi li ha mandati, hanno questa memoria quotidiana di chi li ha mandati, e quindi più degli altri, più dei cooptati, più dei nominati, possono comprendere qual è il problema che abbiamo e quanto vitale e importante sia il rapporto diretto con i cittadini sulle cose che devi fare, sulle strade che devi asfaltare, sugli ospedali, le scuole, gli asili che devi costruire, sulle case che devi costruire, sui posti da lavoro che devi dare, sulle pance che devi riempire, su tutte queste cose. Sono quelli, diciamo, più avvezzi, perché vivono questo rapporto diretto, quasi originario, se posso dire così. Ecco perché faccio l'appello a loro, perché loro sono quelli che hanno perfettamente questa percezione. E se hanno questa percezione, loro sanno come ci si emancipa da questa condizione di difficoltà, e quindi se siamo tutti assieme, è probabile che questo partito democratico, riusciamo a farlo diventare da partito delle minoranze, delle celebrity, che non va oltre il 20%, a un partito popolare di massa, che si occupa delle maggioranze. Certo. Questo è il compito. Certo. E ecco perché mi rivolgo a loro. Chiarissimo. Allora io intanto la ringrazio, e salutiamo Fabiano Amati, ve lo voglio ricordare, consigliere regionale del Partito Democratico in Puglia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie e buona giornata.